prima appunto del 75-80, vedete che crescevano al tempo stesso, in tandem, così diciamo, la produttività e la remunerazione oraria, la paga oraria. La stessa cosa succedeva per una e per l'altra. Però guardate, alla fine degli anni 70 c'è stato un cambiamento. La produttività incessantemente continua ad aumentare, ma tutti i frutti di quella produttività sono andati al famoso 1% di cui parlavo prima, e quasi nulla è andata agli operai o comunque ai lavoratori che invece hanno prodotto, scusate il gioco di parole, quella stessa produttività. Stiglitz ha parlato degli Stati Uniti, ma poteva scrivere Italia tranquillo, tranquillo, no? Ed Europa anche, no? Sì, beh, qui siamo in Italia. E per solo una piccola eccezione, no? Stato sociale e durata della vita, cioè, eccetto il sistema sanitario, lui si riferiva a 40 anni fa, io mi ricordo un aneddoto, cioè un episodio della mia vita. 40 anni fa io scrissi sul Corriere una mia indagine, sono un microeconomista, in cui in un'impresa che avevo visto c'era la differenza di salario fra il direttore e gli operai di linea di 30 volte, e dissi che era troppo. Ho ricevuto migliaia di lettere di approvazione, oggi è 300 volte e non frega niente a nessuno. Questo è il cambiamento, capisci? Abbiamo assorbito l'inuguaglianza. Per noi l'inuguaglianza ci sembra normale, questo è il cambiamento della nostra società.